Buongiorno, o meglio, hello, dato che oggi, come tutti i giovedì, tutti, insomma, da quando abbiamo cominciato a fare le lezioni così a distanza, come i giovedì facciamo inglese. L'ultima volta, prima delle vacanze di Pasqua, avevamo fatto le giornate della settimana e i mesi dell'anno. Days of the week and months of the year, e anche le stagioni, seasons of the year. Quindi, prima di ricominciare con delle nuove attività, con una nuova pagina sul vostro libro, riascoltiamo i giorni della settimana e i mesi dell'anno e facciamo anche listen and repeat. Allora, rimpicciolisco e ascoltiamo. Facciamo prima li riascoltiamo ripetuti dal libro, poi, dato che lui va sempre un po' velocemente, li ripeto io facendo delle pause e facciamo listen and repeat. Pronti? Ascoltiamo. Page 35. Listen and repeat. 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days in a week. 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12 months in a year. Allora, adesso li ripeto con un'avvertenza per i giorni della settimana, cioè che a differenza dell'italiano, noi iniziamo a dire i giorni dal lunedì fino alla domenica. Loro invece iniziano dalla domenica, che è Sunday, e arrivano fino al sabato, che è Saturday. Quindi il primo giorno è domenica, poi lunedì, martedì e così via. Quindi, listen and repeat. 7 days in a week. Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 days in a week. Ci sono 2 giorni che un po' si assomigliano, eh? Il martedì che si dice Tuesday e il giovedì che si dice Thursday. Quindi Tuesday, Thursday. 12 months in a year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12 months in a year. 4 seasons in a year. Winter, spring, summer, autumn. Now we are in spring. Cioè, adesso siamo in primavera. The month is April and today is 16. Allora, adesso vediamo la pagina successiva del vostro libro, che è pagina 36, page 36, e ci stanno alcune pagine da leggere e completare. Con 3 domande. La prima domanda è What month is it? Cioè, che mese è? What day is it today? Che giorno è oggi? What season is it? Che stagione è? Allora, qui vediamo due personaggi. Uno è il dinosauro di Dinosaur Island e l'altro è un canguro con il suo piccolo cangurino dentro il marsupio e che risponde a un telefono a forma di boomerang, perché i boomerang sono diffusi in questo posto in cui sta il canguro, che è l'Australia. Adesso c'è questa breve conversazione e in questi spazi il dinosauro fa delle domande al canguro e bisognerà mettere queste 3 domande, vedendo qual è la domanda giusta da mettere. Dice Hello Kangi, puntini puntini, in Australia? Il canguro risponde Hello Dino, today it's Wednesday, che vuol dire Ciao Dino, oggi è mercoledì. Quindi siccome gli chiede oggi è mercoledì, quale sarà la domanda che gli ha fatto? What month is it? What day is it today? Oppure what season is it? La domanda successiva è Wow, it's Wednesday here too. Cioè dice Wow, anche qui è mercoledì. E certo, se è mercoledì in Australia, è mercoledì anche
anche qui. Poi gli fa un'altra domanda, che non sappiamo qual è, potrebbe essere o che mese è, o che giorno è, oppure che stagione è. Il canguro risponde It's January. E il dinosauro risponde It's January here too. Cioè, anche qui è gennaio. Poi fa un'ultima domanda e gli chiede qualcosa. Il canguro risponde It's summer. Cioè, è estate. E il dinosauro rimane un po' stupito perché dice Summer, it's winter here. Cioè, estate? Qui invece è inverno. E qui c'è qualcosa che dobbiamo sapere, che faremo in geografia o l'anno prossimo, o tra 2 anni, non mi ricordo bene quando lo faremo, per vedere questa cosa qui mi serve mostrarvi dove si trova l'Australia. Allora, facciamo finta che Dinosaur Island sia dove siamo noi, cioè qui l'Italia. L'Australia, vedete, è un po' lontana, è qui, come si dice, dall'altra parte del mondo. È per un fenomeno dovuto alla posizione della Terra rispetto al Sole, se, no, se da noi è estate, in Australia è inverno e viceversa. Ad esempio, da noi adesso siamo in primavera. In Australia, ma non solo in Australia, in tutte queste parti che stanno a sud, quindi in Australia, nel Sudafrica e nel Sud America, adesso stiamo nella stagione opposta, quindi la stagione opposta della primavera è l'autunno. Quindi quando da noi è estate, da loro è inverno. Cioè quando da noi fa caldo, andiamo al mare, eccetera, da loro fa freddo. Quando da noi fa freddo, abbiamo i cappotti e così via, loro vanno al mare, fanno il bagno, eccetera. Quindi, per questo, il canguro dice è estate, e invece il dinosauro dice qui è inverno. Allora, quindi vediamo quali dovrebbero essere le domande da mettere. E ci aiutiamo con quest'altra cosa. Allora. Quindi, questa è l'attività che troviamo sul libro digitale. Quindi per questa attività le risposte ve le dico io in pratica. Quindi ci sta Hello Kangi, puntini puntini in Australia. Il canguro risponde Hello Dino, today it's Wednesday, cioè oggi è mercoledì. Quindi sicuramente gli chiederà che giorno è oggi, what day is it today in Australia. Poi la seconda domanda è Wow! It's Wednesday here too. Cioè, wow, anche qui è mercoledì. E poi fa un'altra domanda a cui il canguro risponde It's January. Cioè, gli chiede What month is it? Che mese è? Lui dice It's January e il dinosauro dice It's January here too. Anche qui è gennaio. E infine l'ultima domanda è What season is it? It's summer. Summer, it's winter here. Allora, poi vediamo quest'altra attività che c'è sul libro, anche questa ve la spiego io, le altre invece le dovete fare da soli. Allora, qui dice, look at calendars and answer, cioè guarda i calendari e risponde. Prima domanda, what day is it today? Today it's Wednesday. What month is it? It's January. What season is it? A gennaio che stagione è? A gennaio è inverno. Quindi it's winter. Ci spostiamo qui. Thursday, 25 July. Giovedì, 25 luglio. What day is it today? It's Thursday. What month is it? It's July. What season is it? July e luglio. Quindi, it's summer, è estate. Ultima qui, May, maggio, 31, Sunday, domenica. What day is it today? It's Sunday. What month is it? It's May. What season is it? May, maggio, in primavera, quindi it's spring.
E allora adesso invece vediamo un paio di paginette sul workbook che farete da soli. Ve li spiego soltanto come sono gli esercizi. Allora, numero 5, colora come indicato, poi completa la tabella con i mesi. Qui dice i mesi della stagione spring vanno colorati di pink, summer, yellow, autumn, brown, winter, blu. Quindi questi colori vanno colorati secondo la stagione a cui appartengono. Poi qui sotto ci scrivete quali sono i mesi di winter, quali sono i mesi di spring, summer, autumn. Numero 6. Cerchia i giorni della settimana nella griglia. Allora, qui ci stanno i giorni della settimana, da Monday fino a Sunday. Stanno qui un po' confusi. Per esempio, ci sta Monday, che sta compreso qua. Allora, questo esercizio, se non avete la pagina stampata, è un po' complicato da fare. Però poi vi spiegherò un trucchetto su come si può fare anche eventualmente sul computer. Intanto andiamo avanti, mi sposto. Numero 7, leggi e completa la tabella. Qui ci stanno tante parole un po' mescolate, alcuni sono giorni della settimana, tipo questo, altri sono stagioni, altri sono mesi e altre sono condizioni del tempo. Qui nella tabella bisogna mettere quali sono day of the week, months, season, weather, ad esempio. Monday, che cos'è? Monday è lunedì, cioè un giorno della settimana, quindi lo vado a scrivere qui. Autumn, che cos'è? E dove lo devo mettere? E così via. Esercizio 8. Scrivi la domanda a ciascuna risposta. Qui vediamo un calendarietto con scritto February 8. Vi ricordate che noi mettiamo sempre il TH vicino alle date? E poi Saturday, cioè sabato 8 febbraio. Scrivi le domande a ciascuna risposta. Qui ci sono delle risposte, per esempio c'è scritto It's Saturday, It's February, It's Winter, It's Cloudy. Vicino ci sono quattro domande e quindi dovete mettere qual è la domanda adatta a questa risposta. Allora, vi stavo dicendo che c'è una specie di trucchetto con il computer per cui io posso fare questo puzzle si chiama. Anche facendolo sul computer, vi faccio vedere come faccio. Io l'ho fatto diventare un'immagine, cioè soltanto questo della pagina, e l'ho aperto con il computer come si aprono le immagini. Allora, io lo voglio fare delle linee qui, vado su questo, modifica e crea. Allora, faccio modifica con Paint 3D, che è un programma che quasi tutti i vostri computer sono quasi sicuro che ce l'avete. Se non è Paint 3D, si chiamerà Paint, però è molto simile. Questo qua è il modo che io utilizzo anche per mandarvi le correzioni sui vostri compiti. Allora, se io apro questa immagine con questo programma, ci posso fare delle cose, ci posso scrivere sopra e ci posso anche così farci delle linee e così via. A nulla, perché ho fatto questa cosa che non dovevo fare. Allora, se io vedo qui, per esempio, ci sono come se fossero dei pennarelli. Allora, quando io scrivo sui vostri compiti uso questo qui, a testo. Però per trovare solo dei pennarelli, ecco, io per esempio devo cercare la parola Tuesday. Tuesday adesso non la vedo, però vedo subito, per esempio, questa parola qui, Thursday. Adesso io la voglio cerchiare e quindi, siccome ho già il pennarello, anzi l'evidenziatore, lo uso e faccio Thursday. E ci faccio questa linea qui. Può essere anche semplicemente una linea. Poi vedo un altro, anzi, Thursday, segno che l'ho fatto. E così in questa maniera lo faccio col computer. Poi dopo mi devo ricordare di salvarlo. Vado da adesso qui non si vede, però da menu e faccio salva. Questo poi lo salvate voi. Va bene, per il momento così abbiamo fatto anche una piccola cosa rispetto al computer, mi allargo così vi saluto bene e ci vediamo la prossima volta. Bye bye!